grazie. Allora, stamattina sono andata a prendere come avevo detto in un altro video, sono andata a prendere la carne in questo negozio che conoscevo già, ma che qua in quartiere ha aperto stamattina. Dato che c'erano tantissime offerte proprio per i primi giorni, ci ho dato dentro e ho comprato veramente un pacco di roba. E adesso mi vado a sistemare tutta la carne, dividere, etichettare, eccetera, eccetera. La carne macinata ho preso quella più scialta, che era comunque un buon prezzo perché erano 4,90 euro, mi pare. Però se ne compravi almeno 1,5 kg, te la metteva 3,50 euro al chilo. Quindi io ne ho preso 1,5 kg. E questo 1,5 kg me lo suddivido in 3-4 porzioni. Ora vediamo un attimino. Allora, pensavo di fare innanzitutto 6 hamburger e poi di farmi già delle polpette pronte, perché l'altro giorno poi alla fine era tardi, ero di corsa, non avevo scongelato niente e vabbè, abbiamo comprato delle polpette già pronte, che per carità erano in offerta, ok, però erano anche buone, però insomma si risparmia a farsele in casa. Quindi pensavo di fare già le polpette, metterle su un vassoio e metterle in freezer. Quando poi sono congelate le polpette, le potete tranquillamente mettere in un sacchettino. Quindi io ora vado a cercare tutta quella carne lì, la mia carne macinata, e mi faccio gli hamburger. Se non avete un aggeggino apposta per farli, mia madre ne aveva uno in metallo. Io ho preso questo dalla Tupperware, i primi ordini che ho fatto, ho preso tutto questo qui, che si possono impilare, poi l'ultimo ha il coperchio. Una volta che i vostri 6 hamburger sono surgelati, io li vado poi a togliere e a mettere dentro un contenitore. Ora, questi sono 6, a me in realtà ne servirebbero almeno 8 per 2 volte, e quindi penso che come si dice, ne farò 2 extra e li metterò su un vassoietto a congelare. Se non avete tanti vassoi, io in realtà ne ho solo uno piccolo, faccio gli strati con la carta forno. Poi ho preso, in realtà volevo la salsiccia, ma quella normale era finita, c'era quella con finocchio che non mi piace, quindi ho preso dei salamini e volevo fare anche gli spiedini. Io adoro gli spiedini, ma costano sempre carissimi. Quindi mi sono comprata gli stecconi e tutto quanto, peperone, eccetera, eccetera, per fare gli stecchini. Come facciamo le hamburger? Spero di non mettermi davanti. Inizio con la bilancia a pesarmi la tritata. Faccio un burger da 100 grammi l'uno, quindi io mi faccio 6 tipo polpettoine da 100 grammi l'uno e poi mi schiaccio le mie hamburger. In questo modo ho le polpette, cioè ho gli hamburger per 2 volte, e così vado con il resto. La carne macinata è una cosa che non manca mai nel mio freezer perché è veramente il massimo dell'utilità, ci potete fare qualunque cosa. Il mio sogno sarebbe quello di comprarmi un tritacarne e farmi la macinata in casa e farmi anche la salsiccia, che è una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare. Prima o dopo riuscirò a farlo. Nella Planeta, nel Kenwood, c'è l'attrezzo che si può e va a comprare, però costa un tot, quindi tra una cosa e l'altra non sono mai riuscito a prenderla. Però è una di quelle cose che mi piacerebbe sempre tanto. Quindi ora ho parlato fin troppo, vediamo. Ragazzi, questo è un arrosto di sottopaletta da 1 chilo e qualche cosa. Io adesso lo divido in 2 parti e mi faccio 2 arrosti da mezzo chilo. Questo arrosto di sottopaletta è buonissimo fatto col sugo. Quindi voi fate un soffritto sia da un carote cipolla, lo fate rosolare, sfumate col vostro vino meglio rosso, ma va bene anche bianco, e qua ci mettete la passata di pomodoro. E lo fate cuocere un'oretta quando diventa bello tenera. In questo modo voi avete un secondo e un primo, perché col sugo di questa carne ci potete condire tranquillamente la pasta. Potete scegliere di farlo, non lo so, al venerdì, e sabato fate a mezzogiorno la pasta, la sera l'arrosto. Oppure piatto unico se siete abituati a mangiare primo e secondo. Io ora vado a tagliarli, purtroppo non ho un coltello decente, ho solo questi che ho preso da IKEA, che non vanno bene per certe cose perché vedete che si sbeccano. Io tra l'altro ho anche le cosce di pollo, quindi adesso vado a fare questo lavoro con la sottopaletta. Quindi ci armiamo di sottopaletta, cioè di coltello, bilancia, sacchetti freezer e penna. Bene ragazzi, ho preparato il pollo. Allora, avevo preso dei cosciotti di pollo ed erano interi, fusello e sovraccosce.
dato che a me le sovracosce poi al forno non piacciono. Allora, io di solito le faccio così. Allora, ho diviso le due parti, ho tolto un po' di pelle e ho fatto i fusi, che comunque sono molto grossi, quindi questi sono belli grossi, direi che uno fatto al forno con le patatine è un secondo. Gli altri li ho tutti disossati, ho dimenticato di prendere la pancetta, quindi poi dopo magari scendo e prendo la pancetta. Dunque, una volta che li avete disossati, li andate ad aprire, vedete che sono tipo, io metto degli aromi all'interno apposta per la carne, poi semplicemente li arrotolo, sopra metto un po' di pancetta, forse ho dello speck da usare, ora vedo, magari li faccio con lo speck stavolta, e poi metto di solito del rosmarino e faccio dei fagottini così. Questi li potete fare, in inverno sono buoni col purè, oppure li potete fare con un'insalata o qualsiasi altro contorno goliato o delle patatine. Dato che non si butta nulla, perché non si butta nulla, mia nonna mi ha insegnato a fare questa cosa. Una volta che voi avete disossato le sovraccosce, comunque c'è un sacco di carne attaccata. Io poi non è che mi ci metto molto bene a disossarle, potrei farlo meglio e fare gli involtini più grossi, però dato che ho imparato questa, la nonna mi ha insegnato a fare questa cosa, la faccio sempre. Allora, io le ho lavate, tolgo quella cosa che potrebbe essere tipo fegato appiccicata qua, che mi schifa un po', forse è midollo, a me non piace, mi schifa, e le metto in una pentola di queste qua alte. Vedete quanta ne rimane comunque attaccata, ne rimane veramente tantissima. Poi metto sedano, carota, cipolla, il mio dado vegetale e faccio il brodo. Con questo brodo voi potete sfumarci tranquillamente l'arrosto oppure mangiarvi, farveli con i tortellini in brodo o con la pasta fresca fatta in brodo. E quindi io questi stasera li farò in brodo. Stasera facciamo questi qua in brodo. Quindi adesso ho il mio spezzatino, l'ho lasciato lì cos'è, com'era, c'è scritto solo quanto è e che cos'è, perché era comunque già dosato per una volta, le mie due sottopalette, i miei fusi di pollo, e poi adesso ho da fare ancora, sistemare ancora la macinata e fare gli spiedini. Ho ancora da sistemare tutte queste cose, quindi poi adesso mi tolgo questa roba da qui, sistemo il piano di lavoro, congelo quello che già si può congelare, così lo metto via e vado avanti a sistemare il resto della carne. Quindi fate questo lavorone, diciamo, un giorno, la mattina per fare la spesa, il pomeriggio per sistemarvi tutta la carne, e poi vivete di rendita per un bel po'. Io conto di non comprare più carne almeno fino a, dunque, aprile, sicuramente fino alla fine di maggio non ne compro più. Poi l'alterno con la verdura, ma qualche volta mangio il pesce, quindi insomma direi che carne fino a giugno sono quasi. Vedete, così praticamente io all'interno ho messo questo sale con gli aromi, che è questo qua, un insaporitore per carne, questo è del Conad, ma va bene uno qualunque. Poi le arrotolate. Li ho arrotolati con una fettina, alla fine ho fatto speck, perché questo speck scade fra un paio di giorni, quindi ce lo dobbiamo consumare, così non esco neanche perché sono stanca. E poi li lego, non sono capace a legarli, vi dico la verità, li lego a bene meglio, proprio a caso. Guardatemi le video, ho provato 100 volte ma non ci riesco. E quindi li leggo alla bene meglio e poi mi faccio un altro pacchetto. Quindi questi come li cucinate? Niente, si fa soffriggere volendo un po' di cipolla, ma si può anche evitare perché sono già molto gustosi così. Quindi fate semplicemente scaldare un goccino di olio, li fate rosolare bene da tutti i lati, sarebbe forse meglio con la pancetta che è più grassa perché comunque il pollo è abbastanza magro, ma non ce l'avevo, non ce l'ho voglia. E poi le sfumate con un po' di vino bianco, molto semplicemente. Io metto un pochino del mio dado, ma potete mettere tranquillamente semplicemente del sale, e li fate cuocere una mezz'oretta più o meno, vi regolate un pochettino voi a fiamma molto bassa con il coperchio, se al caso aggiungete un goccino di acqua. Se avete del brodo di pollo che avete fatto usando le ossa praticamente, potete tranquillamente sfumare con quel brodo lì, che vengono veramente una cannonata. E poi, come vi ho detto prima, li potete accompagnare ad un'insalata, in inverno sono buonissimi col purè, oppure semplicemente con delle patatine arrosto, qualsiasi cosa, un contorno di verdure grigliate,
stanno bene veramente con qualsiasi contorno, sono veramente buone. Eccoci ragazzi. Allora, ho già preparato tutti i malloppetti da 100 grammi, li ho anche un po', come si dice, mescolati un po' a mano alla buona. Ne ho già preparati due. Vedete così? Mi sa che ho sbagliato qualche cosa. Ah no, ma perché c'è ancora un pochino qua. Ok, ce n'è ancora un po' qua. Semplicemente, vedete, faccio un po' così per amalgamare la carne in migliore dei modi possibili. Poi la metto dentro così e col mio aggeggino formo i miei hamburger. In questo caso li lascio già qui dentro. Questi sono 6, come vi ho detto prima, io ne faccio 8 perché siamo in 4. Quindi quei due lì le surgelo a parte. Una volta che sono tutte surgelate, le metto in un sacchetto. Quindi questo lo farò domani. Questi sono impilabili, quindi voi potete fare la vostra torretta. Ora procedo con formare e congelare tutti i miei hamburger. Ragazzi, siamo a buon punto, devo ancora fare le polpette e gli spiedini. Insomma, per un po' ce n'è, gli spiedini mi metto a fare seduta. Allora, qua ho preparato già le polpette, le faccio molto semplici: aglio, prezzemolo e parmigiano e un uovo. Questa è a mezzo chilo di tritata. Me ne avanza ancora un pochino, con cui credo che farò un po' di ragù, così almeno ho. Io pensavo di fare anche un paio di barattoli di sugo pronto, così almeno ho già il sugo pronto per tutte le evenienze. Ancora non ho deciso cosa farò domani sera per cena, perché quando avete troppe cose, non lo so, ho troppe cose, mangerei qualunque cosa, quindi ci penserò. Domani abbiamo la riunione di condominio, quindi rientreremo dopo le 7 di sera, sicuro. Per cui pensavo magari di fare lo spezzatino, così è già pronto, le bambine devono solo scaldarselo se hanno fame, noi quando arriviamo è pronto, quindi penso che andrò con quello. Quindi adesso faccio tutte le polpette, eccole qua, me le preparo già pronte, me le congelo, me le surgelo, in questo modo quando ne ho bisogno le polpette ce le ho pronte. Vorrei anche fare già oggi il ragù e il brodo e poi vado a finire di preparare, c'è ancora gli spiedini e il petto di pollo da fare. Ragazzi, visto che mi sono avanzati dei bocconcini di pollo dagli schedini, ma erano pochi, ho tagliato un altro petto che era molto grande, volevo congelarlo intero, ma visto che era molto grande ho fatto così, l'ho già diviso, l'ho disossato, il pezzo di osso che mi è rimasto l'ho buttato nel mio brodo, così va a insaporire ancora il mio brodo. E ho tolto dei pezzettini, pezzi finali, pezzo centrale del filetto da quel petto che era molto grosso e l'ho fatto a pezzettini e ho fatto un altro sacchetto di bocconcini di pollo che possono venire bene anche a mezzogiorno, solo che per le bambine. Saltati in padella con un goccio d'olio e poi a noi piace molto fatto con l'arancio o con limone, di più con limone, quindi basta un po' di limone spremuto con un cucchiaino di maizena, un po' di sale e in un attimo avete fatto il petto di pollo al limone, oppure potete spremere un'arancia se preferite. Con lo stesso procedimento spremete l'arancia, nel succo ci sciogliete un po' di maizena, buttate tutto sul petto di pollo e via. E questi sono altri due secondi o pranzi o cena. Il casino che regna sovrano in questa cucina è esagerato. Io sono una che spacca l'inverosimile quando cucino, quindi io ora congelo questo pollo, vado a pulire un po' la mia cucina con i sapori, faccio un soffritto se danno carote e cipolla e me lo porziono, mi surgelo anche quello e poi vado a fare il ragù con la salpa di salamina che è avanzata, è avanzato un pezzettino minuscolo di pancetta che ho affumicata, che trito insieme a sedano, carote e cipolla per fare il ragù, così questo faccio un ragù. Sono avanzate ancora 6 salamini che ho surgelato così un'altra volta. Li butto in teglia e via, salamini al forno con due patate veloci o un po' di insalata ed è un'altra cena assolutamente pronta. Domani vorrei tornare a prendere che c'è in offerta il controfiletto di scottona, prendi e metti via, quello non mi piace, e vorrei prendere anche la lonza di suino, ma siccome non ho voglia di andarci sabato e vedo che comunque costa 1 euro in più, anche il petto di pollo l'ho pagato solo 1 euro in più al chilo, quindi non ci vado di certo.
sabato solo per due cose, mi ispirano anche queste costine già condite, vediamo, e così il mio frizzerà bello bello pieno e vado avanti un mese buono, tranquillo, anche perché maggio è un mese di spese grosse, tra cui anche l'assicurazione della macchina, quindi mi porto avanti questo mese che ho meno spese e a riempire il freezer anche di cose già pronte in modo da fare veloce, perché quando avete mille cose da fare, io ho i periodi che non faccio nulla oppure i periodi che muoio, questo è un periodo di quelli da morire, quindi cerco di portarmi avanti in questo. Allora, ragazzi, giusto per terminare il video, vi ho fatto un po' vedere come ho sistemato la carne per un mese abbondante in freezer. È un lavoro, è ovviamente un lavoro che impiega una giornata buona, anche di più, perché l'ho fatto ieri. Oggi ho messo il ragù nei vasetti, è venuto un vasetto per una volta per quattro, un vasetto più piccolo per il pranzo, per le mie bambine, per un pranzo hanno un vasetto piccolino diviso metà per uno e quindi ho un altro pasto. Oggi a pranzo abbiamo mangiato il brodo col pollo, era buonissimo, veramente buonissimo, abbiamo fatto pasta piccolina anche perché io sono andata di nuovo dal dentista, quindi masticare poco e quindi è veramente un lavoro. Poi stamattina ho tolto gli hamburger dalla torretta, ho fatto due confezioni da 4 in modo tale che basta che prendo una busta e la scongelo senza mettermi a contarle eccetera eccetera, e ho messo tutte le polpette dentro un sacchetto, così basta che accendo un pochino in una padella all'olio, ci butto le polpette, poi lì le volete potete fare al sugo, non le facciamo col limone, ma potete farle in tutti i modi, vanno bene fatte in qualsiasi modo perché è una base standard, aglio, prezzemolo e parmigiano. Poi è chiaro che si può aggiungere all'impasto, se a voi le preferite fare al sugo, all'impasto delle polpette potete aggiungere della mortadella, per esempio. Alle mie figlie non piacciono al sugo e quindi le faccio molto, molto basiche, poi potete cuocerle come più preferite. Come vi dicevo anche ieri, è un lavoro di una giornata, perché al mattino si va alla spesa, poi va smistato, se quello che va a essere congelato si congela, bisogna pesare, fare le buste, poi se volete già prepararvi anche dei pasti pronti, come ho fatto io ieri, facendo gli spiedini, facendo le polpette, facendo gli hamburger, è un lavoro. Però quando voi avete impegnato una giornata così, poi vivete di rendita per un po', cioè nel senso, arrivo a casa tardi, sono le 7, non so cosa fare, ho gli hamburger pronti, basta sbatterli in padella, anche se non sono scongelati, si possono cuocere anche da congelati. Stesso discorso per le polpette, le metto in padella, le faccio rosolare, cuoceranno un po' di più, ma non importa, perché tanto se io sono appena arrivata a casa, basta semplicemente che metto su le polpette e metto su gli hamburger e mi vado a cambiare, quindi sono tranquillissima a posto così. Spero di avervi dato qualche idea, suggerimento, spunto per riuscire a organizzare il vostro freezer. Questo era reparto carne, come avere cose già pronte. Per quanto riguarda il pesce, a me non piace molto. In questo periodo sto mangiando molto più pesce, ma perché sono a dieta e quindi ho tantissimo pesce. Per lo più lo mangio alla piastra oppure semplicemente bollito, perché non è che mi piace col sugo, con i pomodori, queste cose qua proprio non mi piace. Quindi non vi posso dare suggerimenti su come preparare già il pesce, perché per esempio io le polpette di pesce non le mangio neanche sotto tortura, quindi non sono proprio l'ideale per darvi spunti su come preparare il pesce. Però ci sono video qua su YouTube che vi danno anche qualche buon consiglio. Io ne ho visto qualcuno su delle polpette di pesce, delle cose che non rifarò mai assolutamente, però ci sono altre ragazze che danno suggerimenti su come cucinare e conservare il pesce. E va bene, volevo ringraziarvi per avermi tenuto compagnia mentre preparavo il pranzo. Ieri poi preparavo la carne da congelare, ieri poi abbiamo avuto un piccolo problema in casa, niente di grave, però non sono più riuscita a finire di filmare, per cui concludo oggi, poi sono logorroica, sapete che mi perdo. Va bene ragazze, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!